Allora, riaccendiamo i microfoni qui dalla redazione di Radio Rete Edicola, andiamo avanti nella nostra programmazione. Oggi devo dire una giornata molto ricca, ricca di spunti, di discussioni. Abbiamo sentito il servizio su questa bella esperienza di integrazione dei Rom a Roma e la testimonianza di Aldo, sempre generoso, Aldo Esposito da Napoli, con il quale abbiamo fatto il punto a proposito dei commenti e delle discussioni sulla partita che c'è stata sabato scorso tra Italia e Germania. Quindi ci ha promesso Aldo che porterà ai nostri microfoni per l'inizio del campionato a settembre Canè, appunto un glorioso giocatore del Napoli, brasiliano, mi sembra di ricordare, che è stato insomma un punto di riferimento importante nel calcio italiano negli anni 70. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, un piccolo spazio dedicato alle notizie dal mondo dell'editoria, ce n'è stamattina. Abbiamo parlato dei giornalisti del 12 luglio, la giornata in cui inizierà il suo percorso nell'Aula del Senato la riforma dell'editoria. Dunque la FNSI ha proclamato una giornata di mobilitazione per l'11 luglio, quindi il giorno prima. Perché? Per sollecitare una rapida approvazione della riforma dell'editoria. L'FNSI appunto pensa che sia giusto chiedere l'approvazione rapida del testo di legge e la calendarizzazione dei provvedimenti sulla cancellazione del reato di diffamazione e delle querele temerarie. La rapida approvazione del disegno di legge di riforma dell'editoria è il grande tema appunto che torna all'attenzione di tutti gli addetti ai lavori, anche se in periodo estivo, e quindi i giornalisti sono disposti a fare la loro parte perché si giunga ad una rapida approvazione, cioè questo periodo estivo non diventi appunto una sorta di calvario di cui non si vede la fine. Una giornata di mobilitazione, dicevamo, indetta dall'FNSI, che ha invitato anche tutte le associazioni regionali della stampa a promuovere iniziative analoghe nei rispettivi territori, incontrando appunto istituzioni e parlamentari e accendendo in ogni caso i riflettori sulla necessità e l'urgenza di approvare il disegno di legge ed affrontare altre questioni delicate come la cancellazione del reato di diffamazione e le querele temerarie. Raffaele Lo Russo e Beppe Giulietti, rispettivamente segretario e presidente della FNSI, non negano che nel testo non vengano affrontate alcune questioni che la nostra federazione considera centrali, come riportato in un virgolettato sul sito editoria.tv, ma l'approvazione in tempi brevi di quella proposta di legge è essenziale per affrontare alcune delle criticità del nostro settore. Tra le questioni in sospeso dal punto di vista dei giornalisti, la definizione di un adeguato quadro normativo per regolare i processi di fusione ed evitare le concentrazioni nel sistema editoriale, l'introduzione delle giurie per l'informazione è una diversa e più rigorosa regolamentazione del sostegno pubblico all'editoria, misure che partendo dalla revisione della legge 416 dell'81 consentano di chiudere i processi di ristrutturazione avviati dalle aziende negli anni passati e di porre le basi per una ripresa del mercato e dell'occupazione. Insomma, sebbene rimangano delle criticità da superare, il sindacato dei giornalisti auspica una rapida approvazione del provvedimento utile a dare al comparto qualche certezza in più. Una volta arrivata l'approvazione del testo di legge seguiranno i decreti attuativi e Lo Russo e Giulietti assicurano che anche in quella sede continueremo a portare avanti le nostre istanze affinché siano fissate regole che diano certezze al settore sia in termini di risorse sia in termini di procedure. Quindi l'appuntamento è l'11 luglio per una giornata nazionale di mobilitazione per la riforma dell'editoria, con l'invito rivolto dalla federazione anche a tutte le associazioni regionali, anche perché far notare il sindacato è necessario affrontare questioni delicate senza prestare il fianco ai giochetti di interdizione di chi attraverso forme più o meno mascherate di ostruzionismo lavora per far saltare tutto. Ecco, questo è il punto di vista del mondo del giornalismo, che sulla riforma dell'editoria evidentemente punta parecchio, soprattutto perché con il periodo forte di crisi le ristrutturazioni delle redazioni avanzano, ce n'è una, quella dell'Unità, che è particolarmente drammatica. E c'è uno sciopero appunto secondo quanto scrive il sito editoria.com
TV, vedremo ecco in questo pezzo, crisi dell'editoria, sciopero dei giornalisti dell'Unità, domani il quotidiano non sarà in edicola, vediamo di combinare bene appunto le date e capire quando. Dunque l'annuncio arriva dal comitato di redazione che chiede un progetto e certezze per il futuro, mentre sottolinea tra l'altro che da diversi mesi non vengono pagati i contributi INPGI dei giornalisti del quotidiano, oltre al versamento dei contributi in obbligo di legge, sono diversi i punti che i lavoratori hanno avanzato in più incontri tenuti nel mese di giugno. Si chiede certezza sul pagamento dello stipendio e dell'indennità redazionale, ma soprattutto si chiede certezza sul futuro del giornale con un piano industriale e poi un piano editoriale capace di fronteggiare la difficoltà di un mercato denso di criticità. Abbiamo lavorato 12 mesi, prosegue una nota del CDR, senza avere una bussola, senza indicazioni chiare sul posizionamento del giornale rispetto ai suoi competitor, senza una riflessione seria sul rapporto con il suo con la sua platea di lettori, senza chiarimento definitivo sulla gestione del sito che oggi è esterna al giornale. Così non si può andare avanti, scrivono appunto i giornalisti dell'Unità che parlano di uno sciopero. In realtà c'è stato, ecco, il venerdì 1 luglio. Il sabato, quindi sabato scorso, l'Unità non è stato in edicola, ma questa ha tutta l'aria di essere soltanto un passaggio di altri scioperi che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane. Ecco, questi sono alcuni degli spunti per il nostro notiziario sull'editoria. Io vi segnalo questo articolo sempre su editoria.tv. A proposito dell'RCS, la conquista di RCS passa anche per le banche. Del resto l'avevamo un po' detto nei giorni scorsi, documentando passaggio per passaggio la guerra in atto. A questo punto occorre chiamarla così, tra il gruppo di Cairo, quindi Cairo Communication, e la cordata di azionisti raccolta intorno all'offerta Bonomi. Ora la palla è nel campo di Cairo, che dovrà formulare un leggero rialzo della sua offerta. Vedremo, perché sono tra l'altro due offerte di natura diversa. Una è uno scambio, quella di Cairo, l'altra è un acquisto, un'offerta pubblica di acquisto, quella appunto del gruppo guidato da Bonomi, che in termini poi monetari è leggermente superiore a quella di Cairo. Bene, noi andiamo avanti la nostra programmazione. Tra pochi minuti avremo ospite ai nostri microfoni Amilcare Digiuni, quindi parleremo con lui anche di riforma dell'editoria, di questo protagonismo dei giornalisti. Ci saranno anche altre domande, altri spunti sentiremo appunto da Amilcare, anche perché da questa settimana abbiamo un po' interrotto la serie degli incontri radiofonici, naturalmente con i sinaggi provinciali, e sarà una serie che riprenderemo naturalmente alla riapertura della radio, quindi a settembre. Ci è parso però importante mantenere un po' alta l'attenzione, proprio perché in questo periodo la legge di riforma sta andando in aula al Senato, quindi comunque le informazioni devono viaggiare, anche il confronto. E allora invece che fare i collegamenti in base a un rigido calendario programmato, vedremo di volta in volta di chiamare i vari segretari provinciali o comunque chi all'interno del sindacato vuole prestarsi, diciamo così, per questi collegamenti, che tra l'altro sono importanti perché sono, ecco, slegati dalla formalità della programmazione, quindi sono un po' più liberi dal punto di vista dei contenuti. Diciamo che li possiamo usare per riflettere, per confrontarci tra di noi. Del resto i temi sono tanti, parleremo di Facebook sicuramente, di questa idea del codice di comportamento, ma anche del grande tema dell'innovazione, dei rapporti con i vari comuni, ricordiamo che da questo punto di vista c'è un tavolo di confronto aperto tra il Sinagi e l'Anci, che ha subito qualche ritardo anche perché
Fassino non è più il sindaco di Torino, come sappiamo tutti, e quindi sentiremo anche da Amilcare come sta andando su questo tema. Allora, una breve pausa musicale, quindi torneremo tra pochi minuti qui da Radio Rete Edicole con il collega. Waiting for days to come. When it happened by chance, with a glance I was wide awake. And yes, I've seen it before, I've never been all too sure. But God, this is pure and I'm sure I'm wide awake. My faith is coming alive, and you are all by my side. So on with the show, here we go, this is yours to take. 'Cause it happened by chance, with a glance we're wide awake.